Di redazione show nell'episodio di Belve su Rai 2 martedì. Il Prince parla con Fagnani della sua famiglia. Mio nonno Umberto II non era bisessuale. Aveva una moglie e 4 figli. Perché sollevare i morti? Nell'episodio trasmesso martedì 3 ottobre. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani. C'è Emanuele Filiberto che a Belve ha ammesso: mio padre non ha torto a non scusare le leggi. Foraziali. Mio padre è una persona che aveva un grande rispetto per famiglia e la sua famiglia per istruzione. Mi scuso per le leggi razziali. Ma aveva rispetto per la sua famiglia e la sua storia. E non poteva dire queste cose. Questo era sbagliato. Poi è stato affrontato un altro tema in fiamme: Emanuele Filiberto, fatto causa a un editore che ha pubblicato il dizionario dei capi di stato omosessuali e bisessuali, in cui dichiarato che suo nonno Umberto II era omosessuale. Quando Fagnani gli ha chiesto la scelta, ha risposto: erano sciocchezze. Prima di tutto non parliamo dei morti. E soprattutto non parliamo dei per dire qualcosa che è sciocchetta. Mio nonno aveva una moglie. Aveva 4 figli e tutta questa cosa è uscita. Si chiama una grande cazzata. Scrivilo su un libro. Ma poi mi dammi alcuni test. Giusto? Finalmente il suo matrimonio con Clotilde Curau e le sue infedeltà. Il principe dice: purtroppo riusciti. Ci sono state spiegazioni. Stati perdono. Non immediatamente. C'è un grande amore e un grande rispetto tra noi. E è andato oltre i tradimenti. Il principe ha quindi aperto anche il suo abuso con la droga. È qualcosa che ho sempre detto. Va con il fatto essere chiuso. Introverso. Di non essere in grado affrontare l'altro in modo normale e sano come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti hanno aperto e ti hanno mostrato sentimenti che normalmente non hai mai mostrato. Per domanda di Francesca Fagnani sul tipo di droghe usate, la risposta: ce n'erano diversi. Ma a quel tempo cocaina purtroppo è andata molto